Presidente, oggi è la proclamazione degli eletti. Sì, oggi procediamo con la proclamazione degli eletti, una giornata importante perché comunque si insediano 10 consiglieri che hanno superato brillantemente la prova delle elezioni di secondo livello, un consiglio che si presenta ben strutturato perché, ed equilibrato, mi piace dire, perché sono 5 consiglieri della città e 5 del territorio, manco a farlo apposta, proprio un equilibrio perfetto. Tutto il territorio è rappresentato, quindi non ci resta che metterci subito al lavoro. Io non posso che fare un grandissimo in bocca al lupo ad ogni singolo consigliere e i complimenti a loro per come hanno condotto la loro campagna elettorale. Ci sono riconferme e nuovi consiglieri? Sì, ci sono importanti riconferme perché il vicepresidente uscente Fabio Manica ha, in maniera imponente esercitato il ruolo, essendo il primo degli eletti in assoluto, così come l'uscente Lorecchio e il consigliere uscente Raffaele Careri. Hanno fatto uno straordinario lavoro durante i 2 anni e gli è stato riconosciuto da parte di tutti i consiglieri comunali, compreso anche Enzo Lagani, che ha lavorato in maniera importante durante il periodo in cui è stato consigliere provinciale, ma lui era già un facente funzione presidente, quindi ottimi risultati, ottime riconferme e new entry importanti, perché new entry che provengono in particolar modo dal Consiglio Comunale di Crotone, quindi con un occhio attento alla città di Crotone. Quale sarà il prossimo appuntamento? Il prossimo appuntamento sarà immediatamente, compatibilmente ai termini previsti dalla normativa vigente, la convocazione del Consiglio Provinciale per l'insediamento e spero di poter già assegnare delega al primo Consiglio Provinciale utile.